Ben ritrovati, miei carissimi colleghi master di Cialdea. Io sono Jul e vi do il benvenuto alla terza esibizione di Battle in New York 2020, evento meglio noto come la Gilfest. Quest'oggi ci tocca un leggero salto nel passato, torniamo infatti a uno stile di esibizione più simile alla prima che abbiamo già affrontato contro Tawara Tota, ovvero un'esibizione contro un nemico singolo. Nemico singolo che però, attenzione, ha una meccanica molto particolare che lo distingue decisamente rispetto all'Archer che ho appena citato. Il nemico di oggi sarà infatti Okada Isoo, un assassin, e la sua meccanica è estremamente particolare, ma direi di riuscire a riassumervela abbastanza bene a parole. Isoo otterrà resistenza al tipo di carta con cui ogni volta verrà bersagliato da noi. Voglio attaccarlo con una carta Quick? Ebbene, subito dopo questo attacco, Iso diventerà molto resistente al Quick, il che vuol dire che fargli una catena solo Quick non è una grandissima idea in questa partita, perché significa fargli molto male con la prima carta e le carezze con le altre due. Il trucco per riuscire a penetrare le sue resistenze è di variare i colori delle carte e di ridurlo sempre a fine catena ad avere la resistenza che meno ci interessa. Nel mio caso, avendo scelto come cavallo di razza di questa esibizione la mia amatissima e grailatissima Okita Alter, punterò praticamente ogni volta a lasciarlo con una resistenza Art alla fine delle mie catene, perché tanto io non inizierò mai una catena di Okita con una carta Art. E questo significa che Okita riuscirà a fare le sue bellissime catene Buster Quick Buster senza grossi problemi, in quanto con la prima carta Buster andiamo a fare danno e mettiamo resistenza Buster, con la seconda Quick leviamo la resistenza Buster, mettiamo resistenza qui che gli facciamo danno e con la terza di nuovo andiamo a colpire un altro punto debole e lo lasciamo con resistenza Buster finale che poi nella catena successiva si andrà a rimuovere magari con una catena opposta di Quick Buster Quick. Per farla breve, questa è una challenge dove a volte sarete costretti a rinunciare al danno in virtù magari di una catena perfetta al turno dopo. È una di quelle partite dove dovete pianificare in anticipo le mosse e non essere frettolosi. Soprattutto se, come me, avete scelto un personaggio estremamente offensivo, tanto quanto estremamente fragile. E personalmente ho ovviato alla ben nota scarsa resistenza di Okita Alter con una squadra composta da Agnelli Sacrificali, Dicasi Leonida, Dicasi Mashu, Dicasi Giorgio, che avranno l'unica funzione di morire, di proteggere il mio team, permettendomi di pelare la prima barra di Iso e poi, per quanto riguarda la seconda barra, formazione iper-offensiva con Merlino e Waver che caricano Okita e Okita che sfrutta il Nobel Phantasm per abbassare la resistenza Buster e settare delle catene omicide con dei critici che fanno saltare l'asfalto. E basta! Spero che gradiate questa mia formazione nonché la partita e via con la sfida!一気かせに畳みかける。こういうのどうだ。本気出してしまうか。では行くぞ。そういうことか。はっ。罠だ。はっ。これでどうかな、マスター。 二刀流でも見せちゃろうか。本気で行くぞ。行くか。
人殺を撃つ無限の光を撃つ鮮明を撮つ絶剣無給三段私は最悪の席に立つそれは全ての傷全ての怨恨を癒す我らの故郷巨剣せよロード・キャメロット魔人の陣は無限逃さんその剣どうやI'm gonna go get it.
その場のままに。無理、無理、無理。タンクを束ねて無休となす。絶剣無休三段。そうだ、グッド、タンク。その奥は、そうだ。魔人剣連合に ご苦労様。じゃあ次に行こう。Brava Okitona in questa sfida tutta Japanese style, ha fatto veramente un lavoro eccezionale, merito anche dell'RNG perché non lo nego, ho avuto veramente delle carte spettacolari. Quando Okita si ritrova ad avere catena, Buster, Quick Buster e c'è una delle due Buster col 100% di critico, è finita. Detto questo, miei cari, spero che abbiate gradito il video, vi do appuntamento alle prossime esibizioni che si faranno sempre più difficili. Fidatevi, le cose non saranno semplici come in queste qua. Da Jul e Okita Alter è tutto, buona fortuna e ai prossimi video. Ciao!